Sulla pelle dei migranti usavano anche i social per vendere traversate veloci e costose su gommoni di lusso. La polizia ha fermato 12 trafficanti, italiani e tunisini. E sulla lotta all'immigrazione irregolare è intervenuto il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha detto da inizio anno sbarchi in calo del 65%. Leonardo Zellino. Si stanno facendo i preparativi per il viaggio dei prossimi giorni. L'annuncio è sotto il numero da contattare. La bandiera dell'Italia promessa di felicità, l'esultanza poco prima della partenza. E anche seguendo la pista di queste inserzioni pubblicitarie che i poliziotti dello SCO hanno ricostruito la rete di Dallagi, uno dei RAS tunisini del traffico di esseri umani. C'è anche lui fra i 12 fermati su ordine dell'antimafia di Palermo. 6 tunisini, fra loro un ex poliziotto già nel nostro paese dove aveva chiesto la protezione internazionale, e 6 italiani. La cellula che fra Marsala e Sfax organizzava traversate di lusso, viaggi veloci a bordo di gommoni con potenti motori fuoribordo, con timonieri esperti, eccone una prova. Chiudilo Massimo, chiudilo! 15 settembre scorso, acque italiane, davanti alla Sicilia, due mezzi della Guardia di Finanza inseguono uno dei gommoni di Dallagi. Lo scafista a un certo punto spara razzi luminosi contro le nostre motovedette. La scorsa estate 4 gommoni come questo sono stati bloccati davanti alle nostre coste, 8 scafisti arrestati. Per salire a bordo di questi bolidi i migranti pagavano dai 3 ai 6 mila euro, e infatti i passeggeri erano sempre tunisini. Ai subsahariani rimanevano le barche di ferro, ruggine sulla pelle e la certezza di affondare col mare grosso. Anche per i più disperati però c'erano gli annunci online: presto si apre una buona strada in Niger se volete viaggiare in Italia dall'Africa. Solamente nel 2023 la Polizia di Stato ha oscurato oltre 400 siti o pagine di social network dove appunto venivano pubblicizzati questi viaggi della speranza.